abbiamo la nostra mitica presentatrice, signore e signori, Serena Magnanensi! Addirittura! Grazie agli Sky Blu con la voce di Daniele Narducci. Grazie. Buonasera, grazie ragazzi, ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi perché gli Sky Blu, la voce di Daniele, saranno una delle nostre colonne sonore di questa sera. L'ho detto buonasera? No, lo ridico, buonasera, perché quando uno dice buonasera, voi di solito fate l'applauso, funziona così. Quindi io dico buonasera. Ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, i pistoiesi non hanno deluso le aspettative degli organizzatori di Notti di Gioie, la serata voluta dal Centro Orafo come un vero e proprio regalo alla città, che ha visto esibirsi sul palco di Piazza Duomo la scuderia di artisti della Vega Star, a condurre la brava Serena Magnanensi, che ha tirato le fila della ricca serata di spettacoli. Tra gli ospiti più attesi, la simpaticissima Emanuela Aureli, imitatrice di grande successo, quest'anno reduce da Tale e Quale di Carlo Conti. Abbiamo proprio una donna che è tanto bella per quanto è intelligente, Valeria Marini, eccola. Valeria? Buonasera a tutti, siete molto carini, grazie a tutti quanti, grazie. Viva Pistoia! Sono molto felice di essere qui a Pistoia perché è la prima volta che vengo in Lombardia, quindi per me veramente è una grande soddisfazione. Oltre a lei, Daniele Narducci, Ennio Drovandi e la comicità del mago Cagliostro. Learning to cope with feelings around. In the soil, burn inside myself. Se Cagliostro ha scritto giusto, non ci sono problemi. Se io non ho scritto giusto, te mi fai un occhiolino, io simulo un malore e torno in quartetto di cose. Va bene? Sì. Se tu hai scelto il palco, di la verità però seriamente. Io ho scelto il palco. Cagliostro ha scritto giusto, sì o no? Non so perché ride, comunque giusto, famolo vedere, perché sennò. Fategli un applauso! Questa performance che è tratta dal mio. Da questo musical, permette questo ballo che è tratto da questo mio vecchio film che è Sapore di Mare e che ha vinto che un premio. Qualcuno forse sì, avrà qualcuno visto, ha visto, vero? È stato un grande anche successo. Anche perché ogni estate lo replicano almeno un giorno c'è, sì e l'altro c'è sabato sera appunto, su Rai 3 lo fanno rivedere per la centesima volta. È più volta. Replicato della giostra dell'orso, sì. È una delle cose che mandano di più. È un piacere, ci rivediamo con qualche anno in meno. Sì. E con tanta passione da quando sto partendo da Pistoia, così veramente con la, quasi con la valigetta di cartone, con quel treno la mattina alle 5.40 sono andato a cercare una fortuna che poi grazie al cielo e grazie al cuore è arrivata. È un regalo che facciamo, siamo arrivati al terzo anno di questa avventura, chiamiamola avventura perché è un po' una pazzia, tanti cominciano a chiederci ma perché fate una cosa così e quindi questo ci riempie di gioia appunto. Notte di Gioia nasce quasi così per sbaglio, diciamo, volevamo festeggiare il 25esimo anniversario nel 2011, abbiamo fatto un evento in collaborazione con Vega Star, è venuto talmente bene che tutti i clienti ci hanno detto ma perché non lo rifare, dai si rifà, bene ok, l'abbiamo rifatto l'anno scorso, quest'anno lo rifacciamo e l'idea è quella di continuare. È tutto diciamo il gruppo nostro, insomma devo dire che è stata una bellissima serata che si ripete ormai da 3 anni, grazie a tutti i tecnici che sono stati diciamo fantastici e tutto il gruppo degli artisti, in primis Serena Magnanensi e poi anche tutto il resto con Emanuela Aureli che ha avuto un gran successo, visto la piazza insomma piena con oltre direi 4.000 persone, veramente era piena. Direi anche un grazie al Comune con la speranza di poter lavorare un pochino più spesso diciamo, nel pistoiese visto che noi siamo una realtà abbastanza direi importante e vorremmo essere un pochino più presenti. Penso che il risultato di questa sera insomma, e anche degli anni scorsi lo possa rispondere a questo fatto. Vabbè, grazie per ora a tutti, dico anche grazie a TVL che ha ripreso la serata e che appunto domenica 6 alle 21.15 manderà in onda tutto l'evento, quindi vi rimando anche ai telespettatori a vedere e a seguire l'evento di questa sera. Grazie a tutti,
ringrazio anche da parte di Fiasco Rosso. Non è pubblico, mi sembra di stare a Sanremo, veramente. Il pubblico è stupendo. Vi saluta Vasco che mi ha detto... Patti, mi ricordo...